Lo dice lo striscione davanti alla prefettura di Alessandria. Le lavoratrici e i lavoratori della centrale del latte non vogliono piangere sul latte versato, anzi chiedono di avere un futuro. Oggi l'incontro tra i sindacati, la proprietà e il prefetto Alessandra Vinciguerra per cercare di trovare una soluzione. L'ideale sarebbe che arrivasse una cordata di imprenditori che rileva questa storica azienda, fiore all'occhiello del territorio alessandrino. All'incontro di stamane erano presenti, oltre a parte della proprietà e dei soci, anche i sindaci di Tortona e Novi Ligure. Noi andremo dal prefetto, dalla dottoressa Vinciguerra, a chiedere un aiuto per far rimanere questa azienda sul territorio. Ripeto che per noi è di vitale importanza perché abbiamo le famiglie che oggi vivono di questo stipendio, per cui credo che sia doveroso da parte nostra mettercela tutta. Abbiamo invitato anche la cittadinanza a partecipare. Rumors dicono che potrebbe esserci qualcuno interessato, parliamo di imprenditori. Ieri avete avuto un incontro col CDA. Noi ieri mattina abbiamo avuto un incontro col CDA molto veloce dove ci hanno comunicato alcune operazioni operative che metteranno in atto e tra l'altro anche che martedì potrebbe esserci un incontro con qualcuno interessato all'azienda. Per ragioni di segretezza nelle proposte che sono state avviate noi non sappiamo chi sono queste persone, ma noi la prima cosa che chiederemo è a chi verrà di tenere viva la centrale del latte, di darci un piano industriale e di farla lavorare le lavoratrici e i lavoratori, che è l'unica cosa che stanno chiedendo in questa fase. Francesca Previti rappresenta le RSU di Fly CGL. I lavoratori della centrale del latte sono ovviamente in apprensione. Ci sono notizie per quanto riguarda lo stipendio? Ma allora, noi stiamo vivendo una situazione in cui siamo sempre in attesa di queste nuove notizie e onestamente siamo anche un po' preoccupati, anzi un po' tanto preoccupati, perché la situazione sembra non sbloccarsi. Arrivano informazioni riguardo all'ultimo stipendio che dovremmo percepire, ma nessuno ci dà delle certezze e delle informazioni concrete. Forse qua ci stiamo dimenticando che ci sono 48 lavoratrici e lavoratori che aspettano e che hanno delle famiglie e che hanno un futuro e che sono lì in attesa che qualcuno gli dia delle risposte.